Domenica 24 marzo 2024, lo Sport Club Mobili Lissone, in collaborazione con Bicimania, presentano la Agostoni Gravel Bicimania 2024, la Coppa Agostoni Off-Road. Oggi siamo in collegamento con Enrico Biganzoli, presidente dello Sport Club Mobili Lissone, società organizzatrice e proprietaria da anni della Coppa Agostoni, gara internazionale per professionisti. Enrico, raccontaci qualcosa della Agostoni Gravel Bicimania 2024 e della sua particolarità. Ciao, buongiorno. Sì, allora vi racconto della Gravel che è stata questa è la seconda edizione ed è stata praticamente creata 2 anni fa dal gruppo di noi soci dello Sport Club Mobili per appunto cavalcare l'onda del momento del gravel, e visto che la Brianza comunque è un territorio ricco anche di sterrati ancora e di situazioni molto belle da vivere a livello di fuoristrada, abbiamo praticamente pensato di creare appunto questa nuova manifestazione aperta a tutti, quindi è la pedalata, è una pedalata cicloturistica dove sarà aperta a tutte le tipologie di biciclette, gravel in maniera specifica, ma anche mountain bike, bike e tutte le biciclette che possono fare del fuoristrada. Manifestazione che anche i meno allenati potranno correre con un tracciato minore. Sì, come ho anticipato prima, sarà un evento aperto a tutte le persone che hanno voglia di fare una pedalata in compagnia. Non è una gara, ma bensì una pedalata, un ritrovo per diciamo visionare e visitare la Brianza anche più nascosta e ascoltare il silenzio della natura. I tracciati sono 2, appunto, e il percorso corto è veramente molto molto facile e bello, entusiasmante, e quest'anno abbiamo fatto delle modifiche sul percorso dell'anno scorso, ma sarà molto simile a quello dell'anno scorso, e tutti gli ospiti dell'anno scorso si sono resi conto di quanto è bello fare una pedalata nella nostra Brianza e sul percorso appunto della Coppa Agostoni. Un evento off-road che si aggiunge alla Coppa Agostoni, la corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge in Brianza, inserita nel calendario dell'UCI Europe Tour, che unitamente alle Tre Valli Varesine e alla Coppa Bernocchi costituisce il trittico lombardo nelle cosiddette classiche d'autunno. Evento off-road, sì, diciamo che noi abbiamo voluto percorrere parte delle strade che fanno i campioni professionisti e parte ovviamente parte off-road. Come dicevo prima, appunto, in questa situazione abbiamo la possibilità di visitare e di essere stupiti dal paesaggio che offre la nostra Brianza. Ricordiamo che questi eventi vengono organizzati grazie al contributo pubblico e privato, a testimonianza che quando le sinergie si incontrano nascono gli eventi di altissimo livello. Allora, questo evento ovviamente riusciamo a organizzarlo grazie all'aiuto di tutti i nostri sponsor e in particolare ovviamente di Bicimania, che è sempre al nostro fianco da anni. Oltre ad avere oramai un rapporto d'amicizia, abbiamo proprio un rapporto di collaborazione e di sinergia al 100%, nel senso entrambi abbiamo la voglia di creare eventi per il nostro pubblico, per i nostri ospiti, comunque sempre percorrendo e sfruttando la voglia di sport che abbiamo tutti noi, insomma. Enrico, non ci resta che ricordare le date di queste manifestazioni. Le date nostre, ricordiamole appunto, sono la prossima domenica, il 23, si aprirà il villaggio per il ritiro pacchi gara, il villaggio commerciale con tutti i nostri partner, sponsor,
che avranno delle aree gazebo dove metteranno a disposizione biciclette, materiali tecnici da provare anche durante la pedalata del 24 e il 24 mattina partenza 9:30 alla francese. Quindi comunque tutti partiranno quando vorranno, non è una partenza di una manifestazione agonistica, ma è una partenza libera che, dove tutti potranno partire sorridendo, facendosi una foto, facendosi un selfie e andando a scoprire la nostra Brianza e il nostro percorso della Coppa Agostoni. Ricordo che quest'anno finalmente siamo riusciti a spostare la data della Coppa Agostoni, della nostra grandissima corsa per ciclismo professionisti, domenica 6 ottobre. Quindi vi aspettiamo tutti il 6 di ottobre, sarà sicuramente una domenica di festa. Abbiamo in mente delle novità sul percorso dove tutti potranno essere parte dell'evento e potranno tifare i propri campioni. Vi ringrazio dell'intervista e vi auguro una buona giornata. Grazie.